Buongiorno amici, sono Marco Ragni e questa è TV Pavese. Oggi, siccome è domenica, parliamo di sport, parliamo di calcio, parliamo della squadra del Belgioioso che negli ultimi tempi ha attraversato un periodo, diciamo, un po' difficile, per usare un eufemismo. Dalle ceneri della vecchia società ne nascerà un'altra che si costituirà proprio nei prossimi giorni e allora ho fatto quattro chiacchiere con alcuni degli organizzatori che contribuiranno appunto a dare via a questo nuovo corso. Il calcio belgioioso ha toccato il fondo, purtroppo, e non possiamo assistere a uno scempio del genere. Insieme ad amici che amano il calcio, che amano lo sport, soprattutto che amano lo sport giovanile, per offrire ai nostri giovani, ai nostri preadolescenti, adolescenti, la possibilità di praticare in maniera giusta, in maniera sana, in maniera produttiva questa attività, abbiamo pensato in questi ultimi 2 mesi di a parlarci e di vedere cosa si poteva fare. Abbiamo visto che non era possibile utilizzare il vecchio nome, perché il vecchio nome è ancora in movimento, in realtà diverse da Belgioioso. Abbiamo pensato di creare una nuova società che abbiamo denominato la Rondine 1924 Belgioioso e lunedì prossimo, il giorno 11 di marzo, creeremo una società nuova e con le elezioni del nuovo consiglio direttivo e del nuovo presidente. Cosa vogliamo fare? Non vogliamo fare niente di sconvolgente, vogliamo solamente rilanciare l'attività calcistica iniziando da a un settore giovanile, soprattutto una scuola di calcio, e poi vedere di provare a iniziare l'attività sportiva agonistica con una squadra partendo dalla terza categoria per vedere poi quello che riusciamo a fare. Sicuramente stiamo trovando un grande consenso. Molti amici, molte persone di Belgioioso ci stanno supportando, si stanno iscrivendo a questa società. In questo periodo, a marzo, aprile, poi maggio, Belgioioso è impegnata già nella campagna elettorale e si stanno creando già alcune formazioni, alcune persone stanno aggregandosi per formare delle liste. E io mi auguro che tutte siano orientate verso la tutela dell'attività sportiva calcistica, oltre che di altro genere, ma soprattutto la tutela calcistica nel comune di Belgioioso, che è sempre stato all'avanguardia. Io ho sentito più persone che hanno diversi orientamenti politici e mi sembrano tutti orientati in maniera positiva nel supportare, nell'aiutare questa nostra iniziativa. Io mi auguro che anche l'amico che adesso avremo modo di sentire sia interessato anche lui ad aiutarci a supportare a questa nostra prossima attività. Ciao, sono Fausto, aderisco a questa nuova società perché il calcio è importante per Belgioioso. Voglio aiutare la nuova società con tutte le possibilità che ho. Credo che le nuove tecnologie possano essere utili. L'intenzione quindi è quella di usare i social network sia per raccontare in tempo praticamente reale quello che sta succedendo nella nuova società, sia per avvicinare con maggior visibilità sponsor e comunque la cittadinanza tutta. Beh, io faccio un grosso in bocca al lupo a questo nuovo progetto, spero proprio di saperne qualcosa di più appena avrà preso il via in modo un pochino più concreto e nel frattempo vi auguro una buona giornata, vi mando un grosso abbraccio e ci sentiamo la prossima volta.